mese di ottobre per l'HVO è una sorta di rivoluzione, inizia il vero confronto con il diesel. Sì, il mese di ottobre è una rivoluzione perché finalmente l'HVO è disponibile in circa 500 stazioni di servizio in tutta Italia, di Eni, e sarà disponibile ad un prezzo estremamente interessante perché sarà 10 centesimi meno del gasolio. L'idea è proprio quella di far provare l'HVO a tutti, soprattutto alle aziende di trasporto, che poi sono quelle più interessate al tema dei costi e della gestione di un passaggio ad un'economia sostenibile, quindi al tema bilanci di sostenibilità e così via. E l'HVO riduce abbatte le emissioni da un minimo del 60 fino anche a verso il 90%, per cui è uno strumento che consente di fare la transizione energetica partendo da subito, perché è compatibile con tutti i motori Euro 6, con gran parte dei motori Euro 5, e poi a seconda dei costruttori e a seconda delle specifiche che sono sui libretti d'uso e manutenzione può essere utilizzato anche su veicoli più vecchi, quindi sul parco circolante che attualmente è appunto in circolazione in Italia. Un'offerta B2B comunque ad ampio raggio. Un'offerta B2B ad ampio raggio che passa attraverso le carte carburante, che sono uno strumento fondamentale per poter gestire al meglio la flotta e che noi promuoviamo in tutta la zona del centro nord, quindi dell'Emilia Romagna e della Toscana in particolare. In più, vicino anche alla disponibilità per un ultimo miglio, per un trasporto in città, di Enjoy, che consente adesso sia a Bologna che a Firenze di girare con delle nuove macchine totalmente elettriche che addirittura a Bologna possono passare nelle corsie preferenziali oltre che in tutte le ZTL, quindi facilità di parcheggio, facilità di trasporto anche invece con veicoli commerciali che sono disponibili su prenotazione presso alcune nostre stazioni di servizio. E quindi Eni sta facendo tanto nella logica della decarbonizzazione e della transizione energetica, con fatti realmente concreti.